luci accese. Va subito a rete Camdenby, che non vuole rischiare di stare attardato. Adesso arrivano anche i numeri bassi. Stacco della macchina dall'esterno, Camdenby taglia fuori tutto e va su Gattuso Carr, che è al comando. Camdenby insiste, Gattuso Carr si getta di galoppo, secondo Yankee Doodle, terzo c'è il numero 9 di Eusebio Lotte, che è partito molto bene. Camdenby con 200 metri in 13.4 va al comando, scavalca in DCN che si trova nella peggiore posizione possibile. Yankee Doodle è partito bene e adesso se la deve far di fuori Indo-CN, perché Camdenby passa i primi 400 anche in un normale 28.2 e lo costringe al largo. Yankee Doodle secondo, terzo Eusebio, quarto in corda Carantan. La schiena di Indo-CN è stata presa da Illinois Trio a chiudere Emanuele. 600, 43.8, 15.6 per questo paletto, abbastanza normali per Camdenby. Barbara Renzulli al comando, Yankee Doodle secondo con Giampaolo Minnucci, Eusebio Lod, Indo-CN all'arco a navigare e a soffrire. Illinois Trio in schiena, 37, anche gratuito, 58.9 per i primi 800, e si fa sempre più dura per Indo-CN. Camdenby macina parziali, Yankee Doodle secondo, Eusebio terzo, quarto in corda Carantan. Illinois si schiena un chilometro in 14.5, Camdenby lo affronta da sicuro battistrada anche facendo velocità. Yankee Doodle che lì anche ha con qualche problema per tenere l'andatura, perché è scatenato Camdenby, 14.1 su questa dirittura, e Camdenby a 2 da Yankee Doodle. Poi Indo-CN che riesce a scendere terzo perché si stanca di seguire Eusebio Lod a queste andature. Adesso Yankee Doodle si ingamba e cerca di allargare su Camdenby, che ha sparato sulla retta opposta, la curva in 14.8, Camden di dentro, all'esterno Yankee Doodle, Camden contro Yankee Doodle, Yankee Doodle all'esterno, ed oggi è il Minnucci Turia Bot Day e va a vincere il triplo di Giampaolo Minnucci. 1-14-3, 15-4 per la retta d'arrivo, c'è il triplo per Giampaolo Minnucci. Il team vince anche il centrale con Loredan S e anche la prima con Jankoli SM. Fa 5 per Minnucci Turia Bot, e questo primo piano per questo Yankee Doodle, che approfitta di un Camden.